Un saluto da Chrome TV, benvenuti all'appuntamento con l'informazione. L'arresto a Fies da parte della polizia di Brescia di un 24enne kosovaro per apologia di terrorismo e istigazione con l'aggravante del ricorso a strumenti informatici ripropone l'emergenza jihad in apertura del nostro giornale. Un'emergenza anche in tutta la Lombardia, evidenziata dalla preoccupazione espressa in merito dall'assessore regionale al territorio Viviana Beccalossi, preoccupazione che giunge anche in territorio cremonese, a Motta Baruffi, per la precisione, un anno dopo la segnalazione che Chrome TV ebbe modo, in tempi non sospetti, di lanciare. Sentiamo in merito il servizio. Chrome TV lo aveva segnalato tempo fa e ora arriva la conferma dell'assessore Beccalossi che ha terminato proprio in questi giorni la raccolta dei dati utile a tracciare una mappa dei centri culturali islamici e dei luoghi di culto presenti sul territorio, scoprendo che tra questi ce ne sono alcuni che destano preoccupazione. Parliamo di Casalmaggiore e di Motta Baruffi. Nel primo caso vi sarebbe una macelleria islamica il cui retro verrebbe utilizzato come luogo di culto abusivo per la preghiera. Nel secondo caso, quello che Chrome TV vi aveva raccontato mesi addietro, vi sarebbe un'associazione kosovara utilizzata anche come luogo di preghiera, luoghi di culto in siti nei quali non esistono i presupposti amministrativi, urbanistici e di sicurezza per esercitare il culto. Sulla base delle segnalazioni giunte a Viviana Beccalossi si è scoperto che nel 10% dei casi emergono situazioni preoccupanti o quantomeno degne di approfondimento e controllo. In questi giorni gli uffici regionali completeranno il lavoro di mappatura delle segnalazioni e poi si deciderà come utilizzare al meglio questi dati in collaborazione con gli enti locali e le forze dell'ordine a garanzia di chi nei luoghi di culto si reca per pregare, ma anche di chi, a fronte di fenomeni spesso un po' oscuri, ha il diritto e dovere di vigilare. Camera di Commercio, l'economia cremonese non decolla. Sentiamo il perché in questo servizio. Diffusi dalla Camera di Commercio i dati congiunturali relativi al terzo trimestre per quanto riguarda il comparto industriale e manifatturiero. A Cremona torna il segno positivo per fatturati ordinativi, ancora in flessione invece la produzione, in sensibile calo su base annua. Rispetto all'anno scorso ancora positivo l'andamento occupazionale, in calo il ricorso alla cassa integrazione. Migliore la dinamica congiunturale del settore estero, nell'artigianato meno ordinativi ma più produzione e fatturato, regge l'occupazione. Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Cremona, Gian Domenico Auricchio, il quadro nel territorio permane incerto, si prevede una situazione sostanzialmente stabile anche per il prossimo trimestre, permane il pessimismo su ordini nazionali e occupazione, qualche luce invece dovrebbe giungere da produzione e ordini esteri. Cremona al 24esimo posto nel rapporto annuale Ecosistema Scuola redatto da Lega Ambiente. Nella top 10 figura soltanto Bergamo al quinto posto. La nostra città rimedia invece una magra figura, soltanto un 55esimo posto, quanto l'esposizione delle scuole a fattori di rischio come l'amianto. Cremona però si aggiudica un quinto posto quanto buone pratiche, ovvero servizi ecocompatibili dallo scuola bus al piedibus, dai finanziamenti alle attività educative, ai progetti specifici under 14, dalle biblioteche per ragazzi alle mense. Campeggio cremonese, un'opportunità al momento però senza pretendenti. Sentiamo il perché in questo servizio. Nuovo campeggio di Cremona senza pace. Dopo la rinuncia comunicata dalla cooperativa campeggiatori cremonesi, unico offerente nel precedente bando, sarà aperta una nuova procedura per giungere ad una rapida assegnazione dell'area da adibire a campeggio. La nuova gara avrà criteri meno stringenti, ma comunque finalizzati a garantire una gestione efficiente e coerente con la struttura ricettiva destinata al campeggio. Non sarà un criterio vincolante per i proponenti il possesso di un'esperienza maturata nella conduzione di strutture adibite a campeggio o di attività similare, questo per favorire iniziative da parte di giovani imprenditori in grado di avanzare proposte innovative. Verranno inoltre concesse l'assegnatario dell'area tutte quelle iniziative gestionali o di implementazione delle strutture in grado di dare margini economici o utili per una gestione efficiente. Per quanto riguarda le tempistiche, si dovrebbe procedere in tempi utili ad arrivare all'assegnazione definitiva entro la prossima stagione. Passiamo alla cronaca dall'Italia. Con la scossa registrata nelle prime ore della giornata di oggi, la Terra ha tremato 22.200 volte in Italia centrale dal primo drammatico episodio, quello verificatosi lo scorso 24 agosto. A rivelarlo è stato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Corruzione, turbata libertà degli incanti, estorsione, falsità materiali in atti pubblici, peculato e truffa aggravata. Sono queste le pesanti accuse che hanno condotto a 10 arresti eseguiti dai carabinieri in merito alla gestione degli appalti presso l'ospedale San Camillo di Roma. Le indagini si sono concentrate sulla ristrutturazione del nosocomio effettuata in occasione del giubileo della misericordia.
A settembre in Italia il tasso di disoccupazione è salito dell'11,7%, più 2% rispetto al mese scorso, più 3,4% su base annua. 60.000 connazionali in più rispetto ad agosto si sono ritrovati così senza un lavoro, superando di nuovo la soglia dei 3 milioni di unità. A rivelarlo è stato l'Istat. 99 i dispersi nel naufragio avvenuto davanti alle coste libiche. Sull'imbarcazione partita nei pressi di Tripoli vi sarebbero state 140 persone, di queste 12 sono morte e 29 sopravvissuti, per lo più provenienti dalla Guinea, giunti nottetempo a Lampedusa. La Brexit pesa sempre più sulla politica inglese dopo il verdetto dell'Alta Corte di Londra che, accogliendo il ricorso di un gruppo filoeuropeo, ha deciso che a stabilire l'avvio dell'iter di uscita dall'Unione sia un voto del Parlamento di Westminster in quanto organo sovrano secondo la Costituzione. Bocciata pertanto la linea del governo di Theresa May che chiedeva di applicare la clausola di recesso, ovvero l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, articolo che prevede di fatto una semplice comunicazione. Ciò rallenterà ulteriormente i tempi della Brexit e il governo, contro la decisione dell'Alta Corte, ha deciso di presentare un appello alla Corte Suprema. Tragico scontro tra due treni passeggeri a Karachi, in Pakistan, pesante il bilancio, si parla di 17 morti e una quarantina di feriti, pare che alla base dello schianto sia un segnale erroneo di via libera. Lo sport, Coppa Italia, Lega Pro, Cremonese eliminata agli ottavi di finale, arriva il Como dopo l'1-0 inflitto ai grigiorossi, il vantaggio è giunto al 92esimo su rigore calciato da Cortesi. Mondiale, vibra troppo il campo della Zenit Arena di San Pietroburgo, dove si dovrebbero disputare alcune delle partite dei prossimi mondiali di calcio previsti per il 2018. Per questo la FIFA, dopo aver verificato la struttura, ha chiesto di risolvere al più presto le cause del fenomeno. A provocare le scosse sarebbe il vuoto sottostante il campo rimovibile. Un saluto da Chrome TV.